Ciao a tutti amici di Vortex Video, io sono Pimpos e oggi torniamo su Piccoli Brividi Horror Town, il secondo episodio. Il primo vi è piaciuto, quindi andiamo al secondo. Allora, qui mi appare un bel po' di tutto. È dal primo video che non entro in questo gioco e quindi qua mi appare un po' di tutto. Prendiamo tutti i soldi di questo universo. Nuovo livello, livello 3, ok, ma l'audio che fine ha fatto? Musica no, perché no? Musica sì e suono sì. Che fine ha fatto? Perché chi l'ha disattivato tutta sta cosa qua? Io non ho disattivato niente. Ok, prendiamo qua. Vecchia tavola calda, non ci interessa. Prendiamo qua. Ok, andiamo a continuare le missioni al mostro che avevamo iniziato nel precedente episodio. Amo il modo in cui Ricky Beamer scrive. È così eloquente, mi piacerebbe incontrarlo di persona. Ok, cervello, smetti di fantasticare su Ricky. Devo concentrarmi, abbiamo del lavoro da fare. Ok, prendiamo qua. Ma l'audio dov'è? Io non lo sento. Suono sì e musica sì. Ho capito, e dov'è là? È tutto al massimo quel volume. Ok, adesso sì, è proprio l'audio del gioco che è bassissimo. Vabbè, pazienza. Ok, intanto prendiamoci qua. Ok, adesso si sente. Fortunatamente adesso qualcosa la sentiamo. Poi prendiamo ok, questa abbiamo finito pure. Al mostro. Ok, ora mi sento molto meglio. Uno spuntino ricco di proteine era proprio quello di cui avevo bisogno. Che schifo, ha mangiato gli scarafacci. Che schifo. Mr. Mortman potrebbe essere un po' ma non c'è niente di sbagliato nel godersi qualche insetto croccante succoso di tanto in tanto. Che schifo. Ma che schifo. Ok, che vuoi tu? Vendi, no, non ti devo vendere niente. Non rompermi le scatole, che devo fare qua per ora. Va bene, continuiamo con le missioni della bambina. Quando ero una bambina avevo l'abitudine di leggere in una casa sull'albero, fuori sul retro. Mi chiedo se ci sia ancora. Se è così, quella casa sull'albero sarebbe il luogo ideale per iniziare la mia ricerca. Spero solo di non essere cresciuta troppo per starci ancora dentro. E lo spero per te. Allora, espanditi alla zona della casa sull'albero e ottieni un fascicolo di indagine. Ok, espandiamo. C'è la casa sull'albero. Ok, quindi clicchiamoci. Per 100 monete, investiga 5 secondi. Avanti, mettiamo la malta anche sull'albero. Solo per investigare se riusciamo ad entrarci ancora. Istruzioni in negozi di manufatti. Raccogli materiale dei fornitori, usa i materiali richiesti e raccogli il prezzo sul manufatto appena pronto. Va bene, va bene. Quindi creiamo un fascicolo per 30 secondi. E telefono a barattolo. Ma creiamolo pure, va, chi se ne frega. Creiamo tutto. Slappi, 100 bigliettoni, non ce li abbiamo. Slappy, puoi rimanere dove sei. Ok, va bene, andiamo a continuare le missioni del vecchietto qui di Mortimer, come cacchio si chiama. Sono stato troppo occupato per fare la spesa, è meglio che ci vada subito. Questa volta non mi dimenticherò di fare la scorta di baratto di quelle deliziose conserve. Sì, ma non mangiarti più gli scarafaggi, tizio, ricordatelo di fare la spesa. Espanditi alla zona della vecchia tavola calda e ottieni scarafaggi Ma che schifo, ma questo mangia solo scarafaggi. Ma che schifo. Ok, espandiamoci la tavola calda. 100 monete, investiga. Va bene, ce le abbiamo. Mettiamo malta così, a caso. Clicchiamo anche qui. Congratulazioni, hai creato il tuo primo oggetto. Oh, grande. E che ci facciamo ora? Sono esausta da tutto questo lavoro. Credo di meritare una pausa. Non hai fatto niente. Non sono sicura su cosa leggere prima di tornare al lavoro. Lovecraft o Poe? Che ne so io. Fai quello che vuoi. Vediamo che vuole ancora. Sei ritornato? Bravo, bravo. Cosa stai facendo in quella casa sull'albero? Lucy, mi senti? Smetti di urlare, ti ho già sentito, Dustin. Vieni su, voglio mostrarti qualcosa. È meglio che trovi un modo per migliorare le comunicazioni con il piano terra. Lo stavo costruendo. Lo sto costruendo. Non rompete le scatole, lo sto costruendo. E infatti è già pronto. Visto ragazzi, mi porto avanti con il lavoro. Bellissimo. Cos'è tutto questo, Lucy? Cosa sono tutti quei ritagli di giornale sui muri? Ciao Dustin, benvenuto al club dei mille mister. E questo è il modo in cui Lucy del Rio ha creato il... Perché parli a metà? Non vedo l'ora di scoprire che misteri troverà. Ok, prendiamo tutto. Vediamo se lui è tutto... dobbiamo ottenere gli scarafaggi scatola. Ok, dobbiamo andare al supermercato. Andiamo a comprare gli scarafaggi scatola. Dobbiamo crearli. Quindi ci serve una lattina e due scarafaggi. Ma che schifo. Ma che schifo. Salta che cosa? Salta. Non voglio saltare niente. Non mi fate saltare. Perché devo saltare? Non voglio accelerare i processi io qua. Va bene, fatto. Nel frattempo che c'è da fare qui? Nel frattempo andiamo, ecco, raccogliamo il giornale. Andiamo da Dustin. Dustin, che vuoi? Dustin, che è? Che c'è Dustin? Non rompere le scatole. Abbatti i barattoli con la fionda. E questo l'abbiamo fatto. Le abbiamo fatte tutte e due. Vabbè, facciamo, continuiamo, va. Ricompensa è un barattolo. Le ricompense ci servono i barattoli. Quindi andiamo a prenderci i barattoli. Dustin, prendi i barattoli. Forza, forza, dai. È qui che possiamo fare ancora.
La casa di Slappy. Slappy, non ce li ho 100 bigliettoni. Puoi stare, puoi dormire sotto l'albero. Che ne so, che me frega a me. Non ce li ho i bigliettoni. Qua fate pagare tutto. Ah, ma qua ci sono altre cose. Aspetta. Distributore di giornali più un giornale. Contenitore di rifiuti. A 40. Cassetto dell'immondizia. 1200. È un altro distributore di giornali. No, vabbè, però niente. L'altalena, eccetera, eccetera. Questi qua non li avevo messi l'altra volta. Cassetta restituzione libri, l'ho messa. Lampione, parco, eccetera, eccetera. Bidone dell'immondizia. Niente, non mi frega niente tutto questo. Per adesso. E lo Skull Flowers. Questo mi interessa. Più uno agli spaventi. Mi piace, mettiamolo. Mettiamo qua. Ma anche qua al centro, volendo. Mettiamolo qua. Chi se ne frega. Piantiamo fiori così a caso. Che carini, però. A forma di scheletro. Va bene, abbiamo finito qua. Ancora dovete fare qua le cose. Ottieni scarafaggi in scatola. Abbiamo finito. Forza, prendiamoli. Prendiamo i scarafaggi. Ok. Scarafaggi che è? Perfetto, ho riempito la credenza con degli squisiti scarafaggi in scatola arrostiti nel guscio. Che schifo. È sempre bene avere la dispensa piena in caso passino degli ospiti. Sì, ma tranquillo, non ci verrò a casa tua. Tranquillo, prendiamo gli scarafaggi. Prendiamo il giornale, qua abbiamo finito pure. Sento lo stomaco ancora vuoto e non posso resistere a delle simili delizie. Suppongo che un altro boccone prima di andare a letto non mi farà male. Ma che schifo. Tieni sotto controllo l'attacco di singhiozzo. Inizia per 20 secondi. Ma che schifo, raga. Mi viene il volta stomaco. Ma intanto dobbiamo farlo. Qua c'è il tizio che vuole cose. Mamma, lurida bestia. Cioè no, non dicevo a lei, Mr. Mortman. C'era un... Ma non importa, venga, entri pure. Salve, Seder. Ti ho portato alcune conserve. Credo che ti possa interessare. No, Seder, non ti fidare, Seder. Scarafaggi in scatola? Può giurarci che mi interessa. Oh, ma quando a due cacchio vivete voi? Ma che mangiate? Lei non si immagina come il loro prezzo schizzi in alto il venerdì sera dopo che il supermercato ha chiuso. Vendi scarafaggi in scatola. Ma te li compri veramente? Te li vendo. $86 qua, monete. Prenditi, tranquillo, ta. Solo per i palati più raffinati. Non contiene additivi o surrogati. 100% scarafaggi naturali. Ragazzi, se li volete, ve li porto io a casa. Questo chi è? Chiedo venia, volevo dire. Ecco a te, ragazzone. Gustateli. Ah, se li ho comprati. Questi mostri a volte non sono una seccatura. Però gli striscianti pagherebbero qualsiasi prezzo per ottenere ciò che vogliono. Ah, ho capito. Quindi lui li acquista per rivenderli ai mostri. Ora ha un mezzo senso. Ok, Mortman è a posto. Ho mangiato così tanto che mi ha fatto venire un attacco di singhiozzo. Devo controllarlo prima che qualcuno mi veda. Intanto non seminare le cose. Dammele. Dammi qua tutto. Prendiamo le monete. Giornale, scarafaggi. Qua completato. Prendiamo tutto. Fatemi prendere tutto. Va bene. Dustin, fammi a fare. Che ne so, fammi un po' di... Di altri barattoli, forse. Altri barattoli. Bimba, tu che hai da dirmi? Cos'era quello, Dustin? Vedi quello che vedo io? Che cosa? Lo so, vero? L'Annihilator 3000 in vendita per $4.99. Se solo potessi vincerlo in sala giochi. No, quello sciocco là, Mr. Mortman, si è appena trasformato in un disgustoso mostro verde. In che senso? Ecco perché mangi gli scarafaggi. Il bibliotecario, quell'uomo col maglione marrone che si sta dirigendo verso la biblioteca. Avanti, seguiamolo. E seguiamolo, spia Mortman. Ok, vai, vai, seguilo. Dove stai andando? È di là. È a destra. Dove stai andando? Tizia, dove stai andando? Quello sta entrando pure in biblioteca. Entra in biblioteca, tizio, che ti devo spiare. Già fatto, quello è fuori, come hai fatto a spiarlo? Leggi il giornalino della scuola, un minuto, e leggilo, e leggilo. Tu che hai fatto qua? Dammi i soldini, dammi tutto. Prendiamo un po' di giornalino della scuola. Intanto lui ha finito. Agente, lo giuro, io non c'entro niente. Era già così quando sono arrivato. Che è successo? Salve Seder, ho portato un oggetto molto utile che potrai vendere facilmente. Scusi un momento, agente, sono appena entrati dei clienti e devo occuparmi di loro. Richiami più tardi. Scusate, era al telefono con mia madre. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Vendi telefono a barattolo. Vendiamo il telefono. Io li costruisco e lui se li vende. 65 monete. Ok, esclusivo telefono a barattolo per chiamate da breve a lunga e lunga distanza. Funziona senza batteria. Meglio così. Se con questo slogan non si vende, taglio il filo e lo spaccio per... Perché le cose a metà le dite? Sei nato per fare questo lavoro? Buono, meglio così. Ok, datemi tutto. Tu che hai fatto qui? Hai indagato su Mr. Mortman? Nuovo livello. Nuovo manufatto, nuova zona, nuovo tutto, nuovo item e nuovi mostri. Meglio tutto, tutto. Giardino degli gnomi, casa di Dark, negozio di giocattoli, beauty store, panchina del parco classica, torre dell'orologio, cassetta della posta, frassino e cannone piccolo. Ok, direi che ci interessa il giardino degli gnomi,
La casa di Dark, parate, il negozio di giocattoli. Tutto mi interessa, ma non ho i soldi. Mettiamogli il giardino degli gnomi, va. Italian. Ciao, che vuoi? Che è diventato inglese, è meglio così. Comunque, dobbiamo piazzare. Perché è diventato inglese qui? Cari sviluppatori, non avete completato la traduzione. Ok, piazza il giardino degli gnomi. Va bene, andiamola a piazzare allora. Va bene qua, accanto alla biblioteca. O lo mettiamo in una zona un po' più centrale. Mettiamolo qua, va. Forza. Giardino degli gnomi messo in piazza. Va bene, fatto. Prendiamo qua, dammi tutto. Dammi tutto, Dustin. E a che ci sono, direi di andare a piazzare anche la signora Dark. Forza, signora Dark. No, la mettiamo qui. Qua non mi dispiace, più centrata però. Con i fiori a forma di tesco accanto all'entrata. Bellissimo. Ok, piazziamola qui. E ovviamente adesso potremo fare anche le sue missioni, giusto? Ah, pronto tra 27 minuti. Va bene ragazzi, direi che come secondo episodio abbiamo visto un bel po' di cose. Tra l'altro, quindi, Mr. Mortman è a quanto pare un mostro. Ci vediamo al prossimo video. Ovviamente lasciate tanti like. Al solito, quindi, se vi è piaciuto lasciate un bel like. Vi ricordo che potete seguirmi anche su Facebook, Twitter, insieme a tutti gli altri social di cui trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale. E per oggi è tutto, al prossimo video. Se oggi torniamo su Minecraft Pocket Edition, oggi vediamo un po' come installare le mod su Minecraft versione recente, quindi 1.4.2. È uscita anche la 1.4.4, ma ancora devo aggiornarlo, perché in molti